Aspirato o turbo? Domanda troppo difficile. Ma che? Aspirato tutta la vita, vuoi mettere? Cioè, è più sfruttabile in pista e per strada. Però non mi convinci, nel senso, io guido una Subaru. Come fai a dire di no al turbo? Come fai a dire di no a tante auto turbo? Io rimango imparziale, ancora a me piacciono entrambe. Madonna, quanto è arrogante sentire questo suono, è veramente una goduria. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi. Innanzitutto grazie infinite per la montagna di feedback che ci inviate tutti i giorni. Detto questo, oggi vi propongo un'altra sfida supersonica: turbo contro aspirati. Turbo, notoriamente meno affidabili, ma tanti cavalli e tanta velocità. Sto prendendo un pochino il ritmo. Quanti giri fa, Marco? Al limitatore 8000. Diavolo, è un diavolo. Oddio! Ma scherziamo! Mi raccomando, non tirate a freddo che vi gonfio. E dopo una guidata aggressive tipo questa, fate freddare la turbina, siate bravi. Wow! Quanto tira, signori, Madonna, che diavolo! Turbo, a volte estremamente gestibile, altre un po' meno. Per molti il turbo lag è accettabile pur di raggiungere cavallerie estremamente importanti e appena entra in funzione la fata turbina prendere letteralmente il volo. Che dire, con un minimo di accortezza e un lavoro ben fatto, vai veramente forte. Seconda marcia, boys. E si va. Oddio! Ma sai che è veramente messa giù bene? Che onore. Giappone. Dai, ma quanto è bello il o lo Dai, passiamo agli aspirati. Motore aspirato, estremamente più difficile tirare fuori tanti cavalli, ma notoriamente più affidabile e più lineare. Ma poi, senti che sound! Turbo lag ovviamente assente, ma soprattutto ai bassi regimi, per i motori più piccoli c'è una leggerissima mancanza di coppia. E comunque non passa inosservata. Questo non significa che non ci si diverte lo stesso, anzi... Devo dire, molto interessante rivedere alcune delle auto portate su Officina del Pilota negli ultimi 2 anni in questo servizio del Frank. Fammi sapere se guidi un turbo, un aspirato e fammi sapere anche se hai voglia di partecipare in uno dei miei video. Puoi scrivermi una mail qui su YouTube sul mio indirizzo di posta elettronica oppure puoi venire a seguirmi su Officina del Pilota di Instagram, Officina del Pilota. Segui anche il Frank se ti fa piacere.
Turbo aspirato. Facciamo alcune considerazioni con Francesco, anche perché il video non è finito qui. Metti play. Guardate che bello questo motore della 1 Turbo IE. Aspirato o turbo? Domanda troppo difficile. Ma che? Aspirato tutta la vita, vuoi mettere? Cioè, è più sfruttabile in pista e per strada. La linearità del motore è superiore. Il sound del turbo, per carità, fantastico, ma quello dell'aspirato a 8500 giri? Cioè, tipo S2000, tipo okay. M392 mamma mia, con ragazzi, il 4 litri aspirato che ha 8400 giri grida, hai ragione, però non mi convinci, nel senso che io guido una Subaru, dai Frank, cioè, la Subaru come fai a dire no al turbo, come fai a dire no a tante auto turbo? Ho acceso il bang, ho messo la seconda mappa che porta aumenta i cavalli e la terza mappa rimane con la cavalleria della seconda, però aggiunge il bang, che cos'hai? Non hai il lag, infatti giri motore, se guardi adesso sono saliti, dai gas. Mamma mia, oh. Come dire, scegli tra aglio e cipolla, scegli tra pasta e carne. E io rimango imparziale, ancora a me piacciono entrambe e soprattutto a questo punto chiederei al nostro pubblico quale preferite tra turbo e aspirato. Ovviamente voglio anche la motivazione, perché sennò è troppo facile. Troppo, sì, scrivono infatti, turbo, ci stanno aspirato. I commenti, la colonnina qui sotto dei commenti di YouTube, devastatela. Quanti rimangono per arrivare a 100.000? 5.000, anzi di meno. Figli di puttana. Maledetti. Finiremo a fare i video di TikTok con i balletti, le chiappe di fuori. Ti sei depilato le natiche? Sì, ma non il volto. Facciamoci un tè, c'ho una fame che non c'è. Mamma chi mia, è? Te. Telefono? Tu moglie. No, è tuo. Allora mia. Bravo Frank, forze fresche. Bello sto format, mi sei piaciuto. E soprattutto mi hai fatto rivedere tutte le macchine che ho portato sul canale grazie a questo format dinamico. E ne abbiamo fatte tante, ma ne faremo ancora. Dai, su. Got a future like God. It burns, so give him something worse to kill his head.